Sì, è davvero un onore e anche un grande piacere essere qui per questa stupenda iniziativa, anche rincontrare parecchi ex compagni di squadra, vecchie glorie dell'Avellino che hanno fatto la storia di questo club, quindi davvero un onore e un piacere. Che effetto ti fa indossare di nuovo questa maglia? Sì, effettivamente sono passati tantissimi anni, però rientrare in questo stadio che ci ha regalato tantissime emozioni a livello sportivo e non, quindi è sempre bellissimo. Quanti gol prometti oggi? Speriamo solo di divertirci e basta. Allora, una bellissima iniziativa, siamo con mister Edoardo Imbimbo qui al Partenio Lombardi e ovviamente a fianco c'è Totò Fresta che è una leggenda dell'Avellino. Mister, cominciamo da te, una bella iniziativa chiaramente, quelle iniziative che fanno sempre bene. Meravigliose iniziative dove sinceramente in una città come la nostra, con una struttura ospedaliera importante come la nostra, dovrebbero esserci tante altre manifestazioni di ogni tipo. Colgo l'occasione gentilmente per ringraziare il reparto di neurologia e Ciccio Messina che è stato il promotore di questa bellissima iniziativa. Non poteva mancare Totò Fresta tra le leggende dell'Avellino, le vecchie Beh, glorie. Totò, lui è molto più giovane di me, quindi io conosco perfettamente come lo adorano e che cosa ha dato a questa città e a questa piazza importante. Quindi un ragazzo che si è messo a disposizione facendosi dei chilometri per essere presente a questa manifestazione significa che mi auguro che l'Avellino nel tempo possa avere nella rosa parecchi calciatori, prima umanamente come lui e poi sotto l'aspetto tecnico. Adesso arrivo anche da metto al centro, diciamo così. Totò, per te immagino un'emozione sempre indescrivibile tornare al Partenio Lombardi, tornare ad Avellino. Cominciamo però dall'iniziativa di oggi. Hanno organizzato una cosa importante e sono felice di essere presente. Ecco, guardando lì, no, quella curva in alto, cosa ti viene in Ma mente? sono emozioni, ci siamo incontrati anche con ex compagni di squadra, ci si è raccontati battaglie che abbiamo fatto, è bello ritrovare un po' tutti. Chiaramente segui sempre l'Avellino, no? Con un occhio particolare. La seguo sempre, dispiace per questa annata che è andata così, speriamo che il prossimo anno si possano organizzare a fare cose migliori. A proposito di vecchie glorie, c'è anche Gaetano Vassola, quello dell'Appartamento Lombardi, ti sei già fatto male? No. No, 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 assolutamente, no, no, ci stiamo riscaldando. A parte le vecchie glorie, Bella iniziativa oggi. bella iniziativa, mi fa piacere perché queste partite fanno bene a noi e fanno bene a chi ne ha bisogno. Che effetto ti fa indossare questa maglia? Beh, entrare in questo stadio è bello effetto perché poi vieni a ricordare tutti gli anni che ho fatto ad Avellino. Molto, molto da ricordare sempre, non mai dimenticare. Hai visto tanti ex colleghi qui, tanti ex amici. Sì, questo è anche un ritrovo per noi stessi, no? Che ci ritroviamo dopo tantissimi anni. È bello per questo anche oggi. Con Vincenzo Riccio, una bellissima occasione per ritrovarsi al Partenio Lombardi con la maglia dell'Avellino. E ritrovare poi, tra l'altro, tante bandiere dell'Avellino, anche quelle che comunque hanno giocato prima di me, comunque è una grande emozione. Abbiamo formato un gruppo in questi giorni dove comunque comunicavamo. Io ho detto ragazzi, rifatemi sentire la musichina quando entriamo in campo. Non so se la risentirò più, va bene? Un'emozione del genere. Quindi penso che me lo faranno sto regalo Ah oggi, sì, perché dai, me l'hanno detto, me te lo l'hanno detto. meriti. No, no, a parte tutto, dai, comunque è stata un'occasione, comunque, per fare beneficenza, comunque ritrovarci tutti quanti. Sarà sicuramente una bella giornata di sport per tutti quanti noi. Segui sempre l'Avellino, chiaramente. Eh sì, Speriamo bene. eh sì, guarda, io ti dico la verità, seguo due squadre assiduamente, l'Avellino e il Cosenza. Il Cosenza si è salvato, sono altri lupi dove Ottimo. comunque ho passato 5-6 anni nella mia carriera in Calabria. Adesso mi manca l'Avellino, speriamo bene il prossimo anno. Eh sì, poi c'è il capitano, io giocavo nell'Avellino, c'è Di Somma, ci sono tutti, Motivo, Marasco, veramente è bello ritrovarli. Pasquale, Visconti, questo è bello, per beneficenza uno lo fa sempre con piacere, anzi, speriamo che arrivino qualcuno in più, qualche persona in più.
Sono cose belle da fare. La condizione fisica com'è, Nando? No, c'ho un ginocchio, lo sai, magari c'ho un ginocchio, non lo so se ce la faccio per 10 minuti, proviamo. Simone Puleo, a proposito di vecchie glorie, insomma di leggende, di leggende dell'Avellino, tanti amici, ma ovviamente è un'iniziativa importante per la missione, diciamo. Sì, dai, un'iniziativa benefica, e quando ci sono queste iniziative è sempre bello venire, è sempre bello tornare, vabbè che non sono mai andato, però nel senso è sempre bello partecipare a queste cose, sono cose che fanno bene al cuore sotto tutti i punti di vista, proprio personalmente, poi il fatto che comunque l'incasso mi è devoluto per beneficenza, queste sono cose che si dovrebbero fare più spesso, ecco. Ecco, tu che sei abituato ai vecchi, anzi ai giovani, avevo quel biancolino davanti, oggi li dovrei strigliare perché mi sembra la condizione fisica non è quella dei tempi d'oro. No, biancolino è addirittura fortunato, però Felice è l'unico che ha giocato fino all'anno scorso, non ti dico che la speranza è di dare palla a Evacco, palla lunga, a pedalare, e noi dietro staremo un po' sulle gambe. Ho visto Vastola che sta bene. Vastola sta ancora in forma, però penso che io, di somma, Beppino, cose, faremo un po' di fatica, speriamo in un gente veloce. Quando si presentano queste occasioni è sempre un piacere per noi essere presenti, quindi veramente è un piacere e un onore ritornare in una piazza dove mi ha dato tanto sia in termini calcistici che a livello anche umano, quindi è un piacere ritornare e partecipare e essere presente a questo tipo di iniziative. Salvatore Sullo, abbiamo visto parlare un po' con Antonio Marasco, qualche schema per oggi, per questa partita. No, in realtà ricordavamo di quando giocavamo insieme, non ad Avellino, bensì a Reggio Emilia. Io, a differenza sua, l'ho indossata da pochissimo. Sono cresciuto, ci passo spesso perché abito qua, quindi più che da ex giocatore dell'Avellino sono più da Irpino qui. Quindi è sempre, come ha detto Antonio, un piacere. Per sensibilizzare, per fare il minimo, che poi alla fine siamo venuti a giocare a pallone, niente di più. Quindi diciamo che qua ci stanno tante vecchie glorie, io sono più una gloria vecchia, perché ne ho fatte poche di glorie, con la maglia e l'Avellino purtroppo, a differenza di tanti che sono qui, che veramente hanno scritto pagine indimenticabili, speriamo che poi ci siano altri che ne scrivano altre ancora. L'obiettivo era di creare una bellissima manifestazione e, visto le presenze dei calciatori che ci stanno, credo che è riuscita abbastanza bene. L'unica cosa che mi sta preoccupando è un po' il tempo, che la gente si sia messo un po' paura, però è una bellissima cosa, cercheremo di dare una mano alla terapia intensiva neonatale. Mi auguro che arriveranno più gente possibile e spero che di queste manifestazioni anche in futuro se ne possano organizzare. Bella iniziativa, effettivamente. Noi le dobbiamo sponsorizzare, le dobbiamo stimolare queste iniziative, perché sono a scopo benefico, di solidarietà, e sono importantissime, perché non dobbiamo mai dimenticare che c'è gente che ha bisogno, che soffre, e quindi noi dobbiamo essere da vettore, da stimolo. Queste iniziative vanno sostenute. Poi, che dire, non ho avuto mai il piacere di avere tanti campioni in formazione, sono lusingato e onorato, anche perché loro hanno dato tanto a questa maglia, noi ci hanno fatto vincere, e ora per allora io dico sempre a loro grazie, grazie, grazie. Questo era un gruppo formidabile, perché avevano tutti i requisiti per essere calciatori, ma il primo requisito era il carattere, la personalità, e quando io parlo di appartenenza, loro, seppur non nati ad Avellino, nel nostro territorio, erano tutti avellinesi.